300 milioni di euro, ammonta a tanto l'immenso patrimonio di proprietà Buttita, imprenditore legato a Cosa Nostra. Posto in sequestro dal reparto territoriale Carabinieri di Monreale e coordinato dalla DDA di Palermo. L'indagine si pone all'interno delle azioni di aggressione alla piramide d'oro di Cosa Nostra, iniziato con i sequestri milionari operati nel periodo compreso tra il giugno 2006 e gennaio 2007, a carico di soggetti legati alla famiglia mafiosa di Trabia e dopo la cattura del boss latitante Rinella Salvatore. 613 unità immobiliari e 9 società direttamente legate ai familiari e allo stesso Buttita. L'imprenditore bagherese, grazie alla dichiarazione di alcuni collaboratori di giustizia, è stato collegato ai vertici di Cosa Nostra, in particolare con Bernardo Provenzano, Giuseppe Lipari e i boss del mandamento di Caccamo, i fratelli Rinella. La vicinanza a personaggi mafiosi di spicco ha permesso a Buttita di acquisire alcune cave nella zona di Bagheria, Termini Merese e Altofonte e avere il predominio sul settore economico edilizio destinato all'estrazione e alla fornitura di materiale alle imprese di costruzione. Le sue cave, tra l'altro, sono state utilizzate come punto di incontro da esponenti di rilievo di Cosa Nostra. Da qualche giorno, però, Buttita è stato prosciolto dall'accusa di associazione a delinquere di stampo mafioso. Oggi, in conferenza stampa, il PM che ha condotto le indagini, Roberto Scarpinato, ha parlato dell'importanza di queste azioni di aggressione alla biografia economica e patrimoniale di Cosa Nostra, perché è questa l'energia che muove le azioni criminose e piega l'economia della nostra isola. Noi ci troviamo con degli strumenti legislativi che sono inadeguati, perché sono stati concepiti nel 1982. Con queste misure di prevenzione noi possiamo andare avanti soltanto per sequestrare dei beni che sono intestati direttamente a personaggi o mafiosi o contigui alla mafia, ma la nuova realtà economica e finanziaria di Cosa Nostra è la sommersione, cioè sono imprese intestate e insospettabili. Non abbiamo più collaboratori di giustizia. Per poter effettuare dei sequestri e delle confische abbiamo bisogno che il legislatore ci dia lo strumento delle intercettazioni, anche per le misure di prevenzione. Si può quantificare, secondo lei, il patrimonio che non è stato ancora individuato, il patrimonio illecito? Si guardi intorno in questa città, la divida per metà e forse avrà una quantificazione.